Ciao, sono Maso, il gioco che andremo a vedere oggi insieme è Escape the Backrooms, un'idea tanto semplice quanto angosciante, ovvero rivivremo quello che è successo a un povero disperato all'interno di un labirinto attraverso delle telecamere di sicurezza. Come dicevo, questo povero disgraziato si trova all'interno di un ambiente dove tutte le stanze sono uguali e con pochissimi elementi dovrà cercare di scappare da una bestia assurda. Il pretesto è semplice, ma il gioco è angosciante ed è sia single player che multiplayer. Ce l'andiamo a vedere. Proviamo questo gioco. Che cos'è sto posto? Ah, là c'è scritto. Devo trovare un modo di uscire. Questo aggeggio non vuole uscire. E quella è l'uscita. Trovare la soluzione. Ok. Può anche correre. Sono già stanco. No. Chi è che ha costruito un posto con muri tutti decorati senza mettere mobili all'interno? Mi perderò di continuo. Io tendo a perdermi di mio. Dentro sarà ancora peggio. L'unico muro differente era quello dove c'era il foglio con scritto "questo aggeggio non vuole uscire, dobbiamo risolvere". Delle macchie in terra. Il testo sono lo stesso ovunque. Sto girando chiaramente a caso perché questo è labirintico. Ho una porta. Attenzione. È chiusa! Ma come? Maledizione, avevo trovato qualcosa di differente ed è chiusa. Ma che Kaiser! Possiamo aggirare, no? Ma no, avevo trovato una porta. C'è una mappa, vero? No? Però c'è il Lin. Questo mi spaventa un po'. Mi spaventa più dell'idea che ci possa essere dei mostri. Vuol dire che mi devo mettere a vedere che non passino da dove voglio andare io. Ci posso credere, cioè, ho trovato una porta ma non la chiave. Ad esempio il suono dei neon, che non dovrebbero avere un suono, rende il tutto molto più pauroso. Sono muri messi ad cazzum, giusto per farti delle stanze semi nascoste e fartela prendere male. C'è niente in terra. Le chiavi, un bazooka, non lo so. Qui è buio però. È più buio del solito. C'è una torcia? C'è niente. Abbiamo i tasti da premere qualcosa? Niente. C'è il cruccio anche. Lascia fare. Mamma mia, quante stanze, quante colonne. Qui c'è un buco nel muro. Un buco nel muro. Non serve a niente. Solo per fare una cosa diversa e farmela prendere male? Infinito davanti a noi. Tutto nero. Andiamo verso questo corridoio con il nero in fondo. Dai, vediamo cosa c'è. Magari è semplicemente il buio. Non mi consente di vedere oltre. Sì, sicuramente è così. Guardate. Tutto buio. Tutto molto buio. Tutto fottutamente buio. No. Ho sentito bussare alla porta. Cosa? No. Mi vede? Cazzo se mi vede, un po' di più. No. Remain footage removed. Oh noise. Oh noise. Quindi quello era il tizio che doveva uscire. Questo coso qui. E l'uscita è fatta così. Fix it. Cosa dobbiamo fissare? È una barra, cos'è? Noise. No. Lì è dove sono morto prima? Dovrei andare direttamente di qua? È una cosa standard, mi trova sempre lì o è perché era al buio o era perché... Qual è il motivo? Prova a tornare al buio. Vedo dove sono schiattato prima. Corri alla luce. Ho sentito bussare una porta prima. L'unica porta abbiamo trovato è quella di prima, era chiusa però. Ma io prima che direzione ho intrapreso? Sono andato di là? Non ricordo nemmeno più.
Vado solo ad aver trovato una porta ed era chiusa. Vorrei trovare altro. Un altro cartello. Che dice? Dice la stessa cosa. Uff. E ancora un altro. Dice la stessa cosa. È pieno di sti cartelli che dicono che devo fissare qualcosa. Ma quel qualcosa cos'è? Gioca anche multiplayer, così potete cagarvi addosso in compagnia. Girare a caso è deleterio. Ma è l'unica cosa che si può fare in questo gioco, quindi. Ho beccato il tizio proprio al buio prima, quindi ero nel suo habitat. E speravo che non mi vedesse, ma. Era una pia speranza. È impossibile trovare qualcosa. Non te lo so, che prima o poi troverò la porta. Ah, lo sapevo! Non pensavo così. All'immediato. Apriti, cazzo di porta! L'ho detto puramente a caso che la porta l'avrei trovata. E l'ho trovata. Ma no, non vi è nulla per aprirla. Appunto, il gioco dovrebbe essere carino e farmi trovare qualcosa, tipo un lanciafiamme almeno. Non dico proprio il bazooka, ma. È il momento, diciamo. Oh! Fix it! Questi devo fissare. Questi prendere. E fissare cosa? Non lo so. L'uscita, la scala. Devo fare la scala per uscire. La chiave? Ok. Abbiamo preso la chiave. Devo lasciare la porta ora. Lascia, la porta era di qua. La porta era di qua. Ma che? Non, puoi morire dopo di infarto. Ora corri. La porta era da queste parti. Dio, perché non mi ricordo nulla e mi perdo anche in un bicchiere d'acqua? Dio mio, perché? Perché tendo a dimenticarmi dove sono le cose? Ah, me l'è perso. Sono perso. Comunque era da queste parti, era da queste parti, dai. La ritroveremo. Basta ricordarsi dov'è che ce la siamo persa. Non è che è cambiato lo stile PT, vero? Com'è la porta? Porta, dove sei? Porta! Porta! Mi hanno fatto sparire la porta, mi hanno fatto sparire, non è giusto. Via, leccamelo. Vai via. Oh, dove c'è la scala? Dove c'è la scala? No. Abbiamo detto lì no. Dove sarà ora? No, non mi sto cagando addosso. Ma non c'è. C'è neanche la porta, però. Dov'è la porta? Ma voglio uscire. Voglio la porta. Porta! Porta! Non è che era qui la porta e mi hanno fatto un gabbo, vero? Non avrò mai più la porta, lo so. Lo so già. Non era da queste parti la porta, l'hanno smurata, l'hanno levata. E dai, fammi trovare la porta, su, che ti ci vuole? Dai, giochillo, fammi trovare la porta. Uff! Dov'è la porta? Eccola! Chiudila! Chiuditi! Non si chiude! Perché non si chiude? You skew it to balance. Oh no? Merda! Merda! Non ci posso credere. E quindi? Quindi si ricomincia? No, dove siamo? No! Sono da sopra? Cazzarola, e quindi si ricomincia davvero? Ritrova la porta? Ecco perché rimaneva aperta. C'era un motivo, perché la si potrebbe ritrovare. Però noi siamo al piano di sotto ora, siamo caduti. Quindi no, dobbiamo trovare altre cose. Madonna. Ma poi perché siamo vestiti stile laboratorio? Ci vediamo anche i piedi, guarda.
Devo trovare una scala ora, quindi, per tornare almeno al piano di sopra. Oddio! Oddio, 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 non ti voltare, non ti voltare, non ti voltare. Oh Gesù, mi sta andando dietro. Sono morto. Solo che ancora non lo sapevo. Oh, non riesco a seminarlo. Sta cacciando un nascondino con lui. E allora muoio, via. Sapevo io. Lo sapevo io. Dio mio. E questo video introduttivo su Escape the Backrooms finisce qui. Perché è alienante, mi sta venendo l'angoscia. Il gioco è davvero interessante se vi piace questo genere di patimento. Spero che vi sia servito questo video a capire se vale o meno i vostri soldi. Potreste giocarlo anche insieme ad altre persone, il che renderà tutto ancora più succoso. E noi ci vediamo al prossimo video. Ciao!